Buonasera a tutti, eccoci qua ragazzi. Allora, oggi, salotto di Big Business, un ospite speciale, lo faccio entrare subito così non mi sento solo, che io qua di solito voglio subito essere in buona compagnia. Una toscana come me, non parla tanto toscano Ilaria. No, c'è un misto tra il Veneto e il calabrese. Soprattutto la C è aspirata esattamente nello stesso modo. Allora, aspetta un attimo, voglio fare come prima, Ilaria, perché io sono di qua, ma c'hai il bollino in testa e mi dispiace che c'hai dei pacchettini bellissimi dietro. Allora, vediamo se riesco a fare come prima e ti faccio uscire un secondo. Faccio le magie, vediamo. Vediamo, che qui siamo un po' così. Oh, eccoci qua. Ciao Ilaria, ciao. Allora, guarda, noi facciamo questo salotto, di solito siamo molto veloci, ora aspettiamo 2 minuti che entri un po' di gente, ma cerchiamo di andare snelli perché cerchiamo di far durare queste dirette sempre dai 30-40 minuti per non fare, soprattutto io, addormentare le persone. Intanto ciao, non vedo chi scrive, ma bisogna che apra la pagina perché da BeLive a volte dai nomi, a volte no, la privacy cambia tutti i giorni e quindi noi ci andiamo a vedere chi è che scrive ciao perché mi fa piacere salutare per nome. Allora, Lorenzo, ciao Giuseppina, guarda quante ce n'è, che vedi dentro non me li fa niente. Daniela. Ciao la Dani, ciao, c'è Dino, c'è la Tatiana, molto bene. Si sente, si vede bene? Spero di sì, ditecelo, ma questo di solito quando nessuno dice nulla vuol dire va tutto bene. Allora, Ilaria, vado subito a farti un po' di domande perché voglio raccontare la tua storia, è un botto di tempo che io e l'Ilaria ci conosciamo e ci vediamo e ci sentiamo, poi ci si riaggiorna e io gli dicevo ti voglio fare un'intervista, ti voglio parlare di te, e poi sul profilo e poi sul gruppo e alla fine ho detto guarda, ho trovato il contenitore giusto, perché poi a volte è anche trovare il contenitore giusto, no? Perché per me ci vuole anche un contenitore, cioè. no, ma lo sai cosa? Che a volte ci sono delle persone che sono per le quali io ho talmente tanta stima ma anche un certo tipo di considerazione che dico, ora a lei dove la faccio parlare? Perché secondo me tutti dovrebbero sapere cosa fa l'Ilaria. Allora dicevo, ma se la faccio nel gruppo, poi ho detto, partiamo da qua, poi magari un giorno te l'intervisto anche dal mio profilo, un passo per volta, perché almeno i miei 5.000 amici vedranno chi sei. Detto questo, allora, Ilaria, ti faccio presentare perché, e parto da una domanda, così si va subito nel tema caldo. Che cosa è successo nel 2010? E raccontaci che cosa hai fatto, perché poi ci puoi anche dire cosa hai fatto prima, che sei nata, hai fatto l'elementare. Vabbè. Evitiamo, però diciamo che nella mia vita ci sono stati tanti avvenimenti particolari. 2009 e 2010 sono stati 2 anni molto più particolari del solito, nel senso che il 2 dicembre del 2009 ho ricevuto una telefonata che mi ha cambiato la vita, e non l'ha cambiata solo a me purtroppo. Purtroppo, per fortuna, non si sa, perché in realtà dipende da dove guardi le cose. Il 2 dicembre del 2009 mi chiama una persona con un numero anonimo, io ero a lavorare, io lavoravo in Lottomatica, e mi dice: signora, venga a prendere suo figlio, hanno arrestato le sue maestre. Fermi, ora io, Lorenzo, la Giuseppina, la Daniela no, ma queste persone hanno figli, no? Ora la Giuseppina ce l'ha belli grandi, ma immaginatevi la scena, tu sei al lavoro, perché uno si immagina, prende un figlio, oddio, ha raffreddore, oddio, ha picchiato la testa, che è successo? Si è aperto la testa, no? Hanno arrestato le maestre. Cioè, hanno arrestato le maestre, e lì che io faccio lo spoiler immediatamente, no, non mi ero accorta di niente, no, non sospettavo niente, o quantomeno non sapevo di star sospettando qualcosa. Lì per lì penso ad un errore, che è la prima reazione immediata. Scusa. Mi piace, voglio interagire con te. Vabbè, la Chiara, una persona che anche lei ha figli, è entrata adesso. Stavamo dicendo che ha ricevuto una chiamata un po' di anni fa, nel 2009, da un numero anonimo che gli hanno detto venga a prendere suo figlio a scuola, hanno arrestato le maestre. Questa, eravamo arrivati a questo punto, siccome conosco il figlio di Chiara, Marcello, no? E poi la Gisella dice, cosa? Ti dico chi è Gisella. Gisella ha 4 figli, di cui 3 gemelli, quindi sono in età scolastica. Quindi... Stima! Tanta stima! Va bene, scusa, ti ho interrotto, vai pure. E quindi niente, la prima reazione è quella dell'incredulità, no? Che poi è una reazione, ho scoperto più tardi, difensiva di fatto, no? Mio figlio frequentava alternativamente 2 asili della stessa persona, per cui non riuscivo neanche a capire, sapevo esattamente, ovviamente, in quale asilo fosse quella mattina, però chiaramente non riuscivo a capire. Mi chiama, riaggancio... Non so che cosa ho detto al mio capo, solo esco e sono uscita. Mentre andavo, mi chiama la maestra di uno dei 2 asili, dove non era Tommaso quella mattina, e mi dice, hanno arrestato la Laura, siamo al telegiornale. Al che gli dico, in che senso? C'erano le telecamere, siamo al telegiornale. Al che io riaggancio con lei, chiamo mio padre e gli dico... Ormai è diventata, la racconto quasi come una scenetta, perché ormai è diventata famosa, l'hanno scritta anche in un libro e ci rido adesso, però insomma all'epoca è stata abbastanza surreale. Chiamo mio padre e gli dico, babbo, mi guardi per piacere sul telegiornale regionale, perché mi dicono che hanno arrestato le maestre di Tommy, probabilmente c'erano i topi, qualcuna che ne so, boh, no, sarà un discorso, un errore. E mio padre mi dice, scusa, ma si chiama Cip e Ciop l'asilo di Tommy? Perché mio padre ovviamente, no. Sì? Dice, Ila, siete al TG5. Al che io ero in macchina, ho fatto la strada Firenze-Pistoia, boh, in 12 secondi, non lo so. E lì lo scambio con mio padre, che ormai è diventato famoso, dove io gli dico, ok papà, ti prego dimmi che non è pedofilia. Perché dal topo... al TG5 il tuo pensiero è la cosa peggiore che potrebbe accadere a mio figlio? Pedofilia. E mio padre che mi risponde, no, non ti preoccupare, sono solo maltrattamenti aggravati. Questa frase ormai è rimasta nella storia, perché lui poverino cercava di togliermi dalla testa la mia paura peggiore, la paura peggiore di qualunque genitore. Il bambino appena nasce gli si contano le dita per capire se sta bene, si sente se piange. La seconda paura è lo si tiene per mano ai giardinetti perché ti possono rapire, ok? E quindi non ci sono grosse, non c'erano nel 2009 grosse altre cose di cui un genitore poteva avere infinita paura. Le mie paure erano che fosse malato o che la pedofilia in qualche modo arrivasse a lui. Al che io arrivo lì e poi vabbè, il resto ha cambiato tutta la mia vita. Io ero amica di questa mia maestra, così spoiler un altro po' di domande. Mio figlio andava volentieri all'asilo, il giorno dell'arresto è corso incontro alla maestra, l'ha abbracciata e l'ha baciata, quindi no, non aveva paura tendenzialmente di andare all'asilo, sì, ci andava volentieri, e quindi chiaramente qui si crea il terrorismo peggiore. E quindi come faccio a rendermi conto? Ma possibile che tu non te ne fossi resa conto? Perché la domanda che mi fanno più spesso è, ma possibile che non ci fossero segnali? Ma te ne eri resa conto? E di solito quando io metto avanti la mia toscanità e la mia, come dire, il mio sarcasmo, dico sì certo, però era divertente vedere mio figlio maltrattato, per cui ce l'ho lasciato. Ovviamente se me ne fossi resa conto non lo avrei lasciato lì, certo. Anche se in realtà questa domanda che mi viene fatta dice molto di più delle persone che me la dicono che non di me, perché quelle persone in quel momento stanno dicendo a me non può succedere, certo, perché io sono una persona attenta, e quindi contemporaneamente danno di disattenta a me e mettono loro al riparo dalla possibilità che oddio sarebbe potuto capitare a me. E quindi questa è una domanda sintomatica che ormai mi fa sorridere, però effettivamente è la domanda che mi fanno in assoluto più spesso. Da quel momento c'è stato un anno in cui ho dovuto imparare tutto, e la prima cosa che ho dovuto imparare è di nuovo a fare il genitore, perché tutte le mie certezze, tutte le mie sicurezze, tutta la mia, come dire... Non mi sono mai sentita un genitore in gamba, ho sempre cercato di migliorarmi, non mi sono mai sentita arrivata, non mi sono mai sentita certa. Però è anche vero che c'erano una serie di cose che davo per scontate. Dal medico ci si può affidare, a scuola ci si può affidare, no? In quel momento non sapevo più cosa dovevo fare. Ma anche perché poi diventi... più il bene e il male. Poi io credo che un po' il giudizio esterno, un po' queste domande continue di quella che ti dice ma possibile non te ne sei accorta, come a dire sei una mamma distratta, sei una mamma non attenta, cioè lì c'è un'accusa dentro quella domanda. Certo. C'è un'accusa di non essere una mamma attenta. Oggi si parla tanto di genitori che non stanno dietro ai figli, no? Quindi figuriamoci una notizia così, tu non ti accorgi e per forza non ci si sta mai, sei sempre al lavoro, cioè c'è tutti questi retropensieri. Io invece sono perfetta, io non sbaglio, io me ne sarei accorta. No, ma al di là di quello che sono loro, il problema è che poi tu queste cose, anche se tu dici, cioè non è che in quel momento, siccome le certezze ti sono state sgretolate, certo, tu in quel momento non è che dici ma che ne sapete voi? In quel momento ti metti anche in dubbio, in discussione, io credo. Ma assolutamente sì, perché in realtà uno dice ma ho avuto dei segnali che non ho visto, ma c'è un'altra cosa a cui non si pensa. Se io non ho saputo scegliere l'asilo di mio figlio, domani lo saprò scegliere? Esatto. O farò di nuovo lo stesso errore che l'ho messo in pericolo? Esatto. E la seconda cosa, come lo rimprovero adesso quando fa veramente una marachella? Io smetto. Perdo completamente la mia capacità genitoriale, perché tutte le volte che lo sgrido in qualche modo mi rivedo, oddio, se lui mi confondesse con loro. Lui non aveva neanche 3 anni, per cui chiaramente era veramente tutto da ricostruire. Io lo chiamo lo tsunami perché credo che sia l'immagine che più di tutti rende l'idea. Mi hanno raso al suolo tutto. E io da zero ho dovuto ricominciare. E quindi in quell'anno ho dovuto imparare di nuovo a fare il genitore, ma anche a districarmi fra avvocati, psicologi, psichiatri, perizie, non perizie. La Chiara dice, sente come se ho dovuto rimparare a fare il genitore, lo sento come se l'avessi detto io. Lo so Chiara, me lo immagino. E quindi ho cominciato a studiare. Io sono una persona sostanzialmente ansiosa. L'unico modo per calmare la mia ansia era cercare di capire che cosa stava succedendo. Io non sapevo la differenza tra un giudice e un avvocato, figuriamoci, per cui mi metto lì e cerco di capire. E ho studiato tanto. Dopo 10 mesi, al telegiornale vedo passare una scena simile a quella di 12 mesi prima, di 10 mesi prima, e vedo un'altra mamma. Perché poi è stato il primo caso... nel quale è stato utilizzato l'intercettazione video. Esatto. Quindi la prima volta in cui in un asilo, in una struttura pubblica, erano state messe delle telecamere di nascosto per capire che cosa c'era. 10 mesi dopo vedo un video simile, vedo una mamma che aveva nello sguardo gli stessi occhi miei e il mio istinto è stato quello di entrare nel televisore e abbracciarla, non perché sapessi cosa dirle, ma perché in quel momento sapevo come si sentiva e avevo la necessità di raggiungerla. Ne parlai con i miei psicologi, ne parlai con i miei avvocati, e i miei psicologi mi dissero ok, forse è arrivato il momento che tu apri un'associazione, che tu cerchi di trasformare questa cosa in qualcosa di utile agli altri, perché diventi in primo luogo la tua medicina, ok? E quindi la mia medicina. E poi diventi un esempio per Tommaso, perché lui possa capire che tutto questo dolore non è stato sprecato, ne abbiamo fatto qualcosa di buono, ok? Non abbiamo buttato via niente. E quindi lo stesso giorno dell'arresto, un anno dopo, nel 2010, quindi il 2 dicembre del 2010, è nata la Via dei Colori. Ed è nata la Via dei Colori inizialmente con 5 genitori appartenenti a quella situazione, ma poi fra le nostre mani questo piccolo bambino, questa creta è diventata qualcosa di molto più grande ed oggi seguiamo circa 900 persone coinvolte in più di 200 processi. E sei andata a toccare anche non solo i bambini ma anche altre situazioni. Chiaramente ci siamo resi conto, perché poi hanno cominciato a chiamarci perché eravamo gli unici, alla faccia della nicchia, visto che siamo in un luogo di business dove posso dire le parole vere. Wow, usiamo le parole fighe. Usiamo un po' di parole fighe, no? Di quelle tecnicamente corrette. Yes. Alla faccia della nicchia io me la so creata, cioè manco me la sono andata a cercare. Perché il maltrattamento infrastrutturale non esiste e dal nome in giù abbiamo dovuto fare tutto. Ci siamo dovuti creare un osservatorio. Ci siamo dovuti creare un osservatorio, ci siamo dovuti fare gli archivi dei casi, ci siamo dovuti andare a spulciare gli articoli di giornale per trovare e discernere il maltrattamento normale, l'abuso normale dall'abuso infrastrutturale, e quindi in qualche modo la nostra nicchia, se vogliamo di nuovo tornare a parlare in termini di marketing, sono tutti quei maltrattamenti avvenuti all'interno di strutture educative e di cura, e quindi da parte di un pubblico ufficiale verso una persona fragile, che quindi può essere anche una persona affetta da disabilità o un anziano, con il grossissimo neo politicamente scorretto e difficilissimo da dire che degli anziani e delle persone affette da disabilità affidate a struttura spesso non se ne vuole occupare nessuno. Io ho situazioni nelle quali sono arrivate le telecamere della polizia per un gioco di coincidenze, e poi i parenti non hanno voluto procedere con le denunce, per cui è veramente una delle parti più amare del mio lavoro. I bambini li hai tutti i giorni a casa, non hai neanche questa residenza esterna, e quindi è più facile rendersene conto. Ma, di nuovo, su 10 persone che arrivano da me con un caso da denuncia, una soltanto procede. Pazzesco. E i numeri non sono per niente belli politicamente parlando, perché tutte le volte che si parla di un insegnante, di un pubblico ufficiale che percuote o danneggia o umilia o minaccia dei bambini, stiamo parlando come minimo di 20 bambini, di 60 persone, perché ogni bambino ha 2 genitori in media, e quindi la vittima primaria è il bambino, ma ce ne sono tanti altri che sono quelli della sua classe, quindi la vittima primaria sono i bambini, poi c'è la secondaria che sono le famiglie, ma c'è anche una vittima terziaria, se si può dire, che sono tutte le brave insegnanti, tutto il sistema scuola, quello fatto con amore e passione, che ogni volta che arriva un caso di questo genere, di fatto riceve un contraccolpo, certo, nella fiducia che si prova per il sistema scuola, anche nella capacità di creare quella famosa comunità educante che porta istituzioni, famiglie e quindi scuola in tutto a creare un giro tondo intorno alle persone fragili. È l'unico modo per far crescere le persone fragili e per tutelare il loro benessere. E quindi dal supportare le persone che avevano provato o provavano lo tsunami che provavo io, a un certo punto mio figlio, 4enne più o meno, se ne esce dicendomi: mamma, ormai mi è successo, però mi devi promettere una cosa, che farai del tuo meglio perché non succeda mai più, perché i bambini devono ridere. E io ho pianto tanto. E me l'ha detto, io ero davanti a una Wait, mi sono anche fermata in macchina, e me l'ha detto con una semplicità che non stava chiedendo giustizia, non stava chiedendo vendetta, che è quella che noi adulti di solito cerchiamo. Lui mi stava dicendo: non deve succedere più. E io, che sono un perito informatico, quindi, come dire, non è che proprio ci masticassi tantissimo di sta roba, ho detto: bene, certo, te lo prometto, facile. E ora come la mantengo la promessa? Quindi ho cominciato a bussare forte. Ho cominciato a bussare forte, ho cominciato a chiedere, ho cominciato a confrontarmi con le brave maestre, perché l'unico modo per rigirare questo sistema, per migliorarlo, per rendere giustizia a chi fa questo lavoro nel modo corretto, è unirsi con chi fa questo lavoro nel modo corretto, perché questi bambini, come prima persona che li può difendere, stavano abusando, hanno le insegnanti brave, perché non c'è telecamera, e qui vi spoilerò la prossima domanda, non c'è telecamera che possa aprire la porta all'improvviso, che possa aprire il cassetto per capire se lì hai un sasso che poi percuoti sulla cattedra, non c'è telecamera che possa entrare in bagno all'improvviso quando ti trattieni troppo con un bambino. Ma c'è una brava maestra che può farlo, c'è un buon insegnante che può farlo. E se io non mi appoggio ai bravi insegnanti, io non vado da nessuna parte. Assolutamente. E quindi si è creata questa cosa bellissima dove i genitori trattati male da un insegnante, il cui figlio era stato devastato da un insegnante, hanno cominciato a supportare le brave insegnanti che erano affaticate e viceversa. E si è creato questo famoso circuito, questo famoso girotondo, questa famosa comunità educante vera. E da lì abbiamo cominciato a dire, bene, ok, allora che cosa ti affatica alle brave insegnanti? Bene, come possiamo abbattere questa fatica? E da lì, dal solo supporto, si è cominciato a lavorare con i progetti di prevenzione, selezione del personale, formazione e adesso, visto che sempre siamo in un luogo di business, anche strumenti educativi per tutelare il benessere dei bambini, dei genitori e degli insegnanti e delle persone affette da disabilità e degli anziani, che ci stiamo lavorando. Senti, quindi tu segui un po' da una parte supporto e sostegno anche per chi deve fare la parte legale, no? Quindi hai gli avvocati, mi ricordo, e psicologica, peritale. Poi hai aperto, dove sei adesso? Io non so dove in questo momento sono nell'ufficio di Empoli dell'associazione che è stato per il momento concesso gratuitamente da Unicoop Firenze, che ha sponsorizzato fino a che non è arrivato il Covid per ben 5 anni uno dei nostri progetti più grandi che si chiama Officine a Colori. Officine a Colori è il vero progetto di concretizzazione della prevenzione dove di fatto mettevamo in campo tutto quello che teoricamente secondo noi avrebbe dovuto funzionare, quindi selezione del personale con un protocollo scritto da noi e quindi esclusivo nostro, dove ogni insegnante arrivava da noi e faceva dei test che, citazione di una di quelle che ha fatto il test, manco alla NASA, e quindi venivano controllati i precedenti penali, venivano fatti dei test psicoattitudinali, una batteria di test sperimentale, per cui abbiamo poi fatto tutta una serie di lavoro di ricerca su questo anche con la casa editrice che fa proprio i test psicoattitudinali o Greffi, formazione, incontri, supervisione. Anche con i genitori, no? Lo facevamo, chiaramente preparavamo, diciamo, le persone che interagivano con i bambini e poi facevamo nei centri commerciali all'interno degli spazi gioco dei laboratori esperienziali con genitori, educatori e bambini insieme. E quindi chiaramente si creava, andavamo a concretizzare questa famosa comunità educante anche attraverso dei progetti didattici specifici. Perché ai bambini piccoli le forbici non si devono dare, perché quel colore non è giusto, perché si fanno le schede, a me mi vengono le bolle e quindi siccome mi vengono le bolle facevamo dei piani didattici e comunque progettavamo dei laboratori esperienziali che avessero tutt'altra concezione e concretamente il bambino al centro. Molto bello. La Chiara dice se può entrare nel video abbracciare te, lei abbracciare te adesso. Sì, sì. Vabbè, allora, guarda, io ti voglio, se qualcuno ha delle domande fatele, io ti faccio una domanda io. Allora, intanto una domanda a livello personale, perché spesso noi ci si ferma davanti a delle difficoltà, oddio, devo cambiare questa cosa, oddio, ora devo rimettermi a studiare. A volte no, ha cambiato l'algoritmo Facebook, devo di nuovo ristudiare l'aggiornamento. Cioè, ora con le professioni, quelle un po' più tipo il dentista magari è abituato anche a studiare perché deve aggiornarsi, ma le professioni altre non è detto siano abituati a mettersi in gioco continuamente, no. Lo fanno per necessità quando proprio non possono farne a meno. Quando non ne possono fare a meno. Allora si dice, ti chiedo, come si affronta e si gestisce uno scossone così? Perché tu andavi a lavorare il giorno prima e da quel giorno è cambiato tutto e cosa accade? Cioè, come... che si fa? Accade? Si fa quello che si fa con uno tsunami, si mettono le mani nel fango. Perché mentre se cambia l'algoritmo uno può dire aspetta Marche, mi piglio una settimana di ferie, mi rilasso un secondo, ripenso a tutto e cambio. Non hai settimane di ferie da prendere. Tu li hai, un bambino devastato, te devastata, il compagno devastato, i giornalisti che ti bussano alla porta, che oggi sono una benedizione, ma all'epoca ne potevo vedere uno dipinto perché certamente, capito, sciacalli in ogni dove, persone che ti criticavano, amici che se ne vanno, perché nessuno ci pensa. Ma quando tu hai un dolore così politicamente scorretto, perché non è una malattia dove tutti ti si stringono incontro, perché di fatto la malattia non è colpa di nessuno, puoi additare il fato. Lì poteva essere successo a chiunque, e chiunque ha vissuto con me i primi 30 mesi di mio figlio non me lo poteva dire, ma tu non ti sei accorta di nulla, perché comunque l'aveva vissuto con me in parte, no? La sua vita. E quindi si sentono in difficoltà rispetto a che cosa dirti, a cosa fare. Poi mio figlio lì per lì sembrava la pace dei sensi, dopo un po' è cominciato a tirar fuori tutto ciò che aveva e quindi a manifestare delle crisi anche piuttosto importanti. E quando eravamo fuori in mezzo al supermercato, in mezzo al parco giochi, e il bambino cominciava a strillare, gli altri si vergognavano di me e quindi smettevano di invitarmi. E questo che cosa porta? Cosa che all'epoca pensavo succedesse solo a me, di nuovo, oh me tapina che mi succedono queste robe brutte, in realtà succede sempre, perché poi si ghettizza la persona che ha questa difficoltà, perché la sua difficoltà mette in difficoltà me che non so gestirla, e quindi la emargino. E quindi le persone di questo genere, le persone che vivono questa situazione, si trovano poi a ghettizzarsi, autoghettizzarsi da soli, quindi si creavano questi nugoli di persone che di fatto si capivano solo con uno sguardo, ma che purtroppo spesso, se non c'è un moderatore esterno, tendono a tirarsi giù. Certo. Perché quando uno smette di pensarci arriva l'altro che glielo ricorda, e invece di tirarsi su a vicenda rischiano di tirarsi giù, per cui l'associazione è diventata anche un po' questo. Quindi sì, si fa combriccola, tra virgolette, ma questa combriccola ha dei moderatori esterni che in qualche modo chiappa la persona che in quel momento sta meglio e tramite lei tira sugli altri, e non il contrario, quindi evita che ci si arrocchi sul proprio dolore, ok? E quindi piano piano chi è arrivato in associazione per chiedere aiuto sta restando in associazione, o stiamo cercando di reinvestirlo, fra virgolette, tesaurizzarlo all'interno dell'associazione per aiutare gli altri, in maniera che questa dinamica, che con me è successa probabilmente in maniera spontanea o per sopravvivenza, con gli altri venga in qualche modo guidata. A me è piaciuto molto quando mi hai detto questa cosa che mi è accaduta, che poi c'è un po' una frase, no? Che ultimamente mi capita spesso di sentire, che questa cosa succede a me, questa cosa succede per me. E qui c'è tutta la differenza. Tu, questa cosa ti è successa, in realtà è successa anche a te, però tu l'hai trasformata, è successa per me, perché tu questo scontro l'hai trasformato in qualcosa al servizio degli altri, e quindi è stato un modo per diventare quella che sei oggi. Voglio dire, non è che uno dice, ah, speriamo che succeda anche a me, anch'io divento come Ilario. Però tu hai usato questa roba qua per fare, cioè invece di giustificare il tuo dolore, dire oh, poverina io, hai detto ok, adesso che ci faccio con questa esperienza? Che ci faccio con questa esperienza? E ti dirò, trasformata in una roba coloratissima, con tutti i palloni. Una roba coloratissima. C'è una citazione che io amo, una delle nostre mamme guerriere addirittura se l'è tatuata, di Giorgio Faletti, che dice che a volte qualcosa accade, tu non lo volevi, non lo hai chiesto, ma è successo. Quella cosa ti cambia irrimediabilmente, tu puoi solo decidere una cosa, se farti cambiare in bene o in male. E questo credo che rispecchi esattamente la mia missione di vita, perché ogni volta che mi accade qualcosa, e negli anni quella è stata solo una delle situazioni strane alle quali mi sono dovuta approcciare, cerco di pensare perché è accaduto questo, ma non perché in senso di colpa. Sì, è vero, anche con i sensi di colpa ci litigo tuttora, quindi non voglio dire che non ce li ho, anzi, amici, però se tu riesci a trovare un senso o uno scopo a quello che è accaduto, che ormai è accaduto, quindi è inutile che tu ti lamenti, perdi il tempo a lamentarti. Trova però che cosa di quella maceria puoi fare. Quella maceria può diventare, lo dicevamo prima, un mattone, può diventare una medicina, può diventare di aiuto a un altro. E nel momento in cui di quello che ti è accaduto, ne fai qualcosa di buono, di utile, il tuo dolore non è più inutile. È uno zaino che tu ti dovrai portare per sempre sulla schiena e pesa 10 kg e peserà sempre 10 kg. Tu puoi solo decidere se in quello zaino ci metti 10 kg di sassi, che sono le tue macerie, 10 kg di mattoni che ti aiutino a ricostruire o 10 kg di medicine che aiutino gli altri. Sono sempre i soliti bastardissimi 10 kg, ma se io so che con quei 10 kg posso salvare 10 persone, quel peso mi è più lieve, pur essendo sempre 10 kg. E questo è un po' quello che mi ha cambiato prospettiva di vita e mi ha permesso di fare 2 traslochi nell'arco di 6 anni e cambiare tutto da capo nell'arco di 6 anni, che anche basta, che cavolo, potreste cambiare numero civico e farmene succedere meno, però siccome tanto mi succedono e lamentarsi è tempo perso, cerchiamo di usare ciò che accade per migliorarci, per migliorare gli altri, per aiutare gli altri. Sono totalmente d'accordo. Quindi oggi ti occupi di questo, è il tuo, diciamo, mestiere. Sì, anche se di nuovo. Ora, di nuovo. La consulente è una cosa che dopo ora ne parliamo. Ora, tra l'altro, se la cercate, l'Ilaria è ovunque. Io ho messo la foto oggi perché ho visto con la Pina e Diego alla TG5 e ho detto no, è fighissima questa la voglio mettere come copertina, perché ogni tanto ti vede Diego di qua di là. Va bene, allora sì, ti voglio fare una domanda, però, visto che siamo tra aziende, e ti faccio i complimenti da parte di tutti perché conosco chi sta seguendo, vedo che stanno scrivendo delle cose molto belle. Ti faccio questa domanda, però spostiamo un attimo l'attenzione su un tema che a te è caro, che è quello del marketing sociale, perché è un tema che magari non si affronta mai, si pensa al digital marketing, marketing social network marketing, l'offline online, il marketing sociale. Le aziende non lo conoscono, o meglio, qualcuno in Italia specialmente. In Italia noi, ad esempio, è quasi sconosciuto. Noi, ad esempio, con il gruppo dei fotografi di cani, involontariamente facevamo del marketing sociale. Noi in realtà andiamo nei canili a fare le foto ai cani per aiutarli nelle adozioni, però è una forma di marketing. Poi noi non lo facciamo per farci pubblicità, però in realtà qualche articolo esce, qualche cosa bella, poi quello che fai, che porti tu come esempio è ancora diverso, però legarsi a delle associazioni in che modo oggi può essere anche strategico? Usiamo una parola fredda. Ma sì, ma perché, però... ma perché se lo si fa per forza, esatto, e lo si fa senza avere... passatemi il termine brutto, tornaconto, in realtà è un qualcosa che posso fare una volta, sono 2 volte, ma poi anche se poi non c'è il tornaconto, fermare, no? Bene, esatto. Ma infatti io ho sempre un po' di difficoltà a gestire i volontari o le persone che mi dicono dimmi cosa vuoi che io ti faccia. No, dimmelo te cosa vuoi fare, perché se io ti chiedo un qualcosa che non è nelle tue corde, o per tempo o per modalità, tu lo farai con malavoglia, quindi non correttamente, e poi alla fine di fatto mi ritrovo con un buco di lavoro da fare e che non so come fare. E purtroppo questo nel mio specifico mestiere, con il nostro argomento specifico, accade ancora più spesso, perché quello che ti metti a fare è una roba pesantissima. La mia carissimissima amica, che è salita sulla barca quando l'associazione ha avuto difficoltà economiche con il Covid, ed è salita sulla barca a cercare di levare l'acqua con un cucchiaino, e dico sempre santa donna, i miei amici che alla fine, quando ha visto, quando i soldi andavano via e tutti se ne sono scappati e hanno fatto schettino, i miei carissimi amici da una vita sono saliti a bordo e hanno detto vabbè, abbiamo un cucchiaio per uno, però troviamo il modo di levare st'acqua. Si è messa a risistemare tutta la SEO dei nostri articoli. Infatti, se andate sul sito adesso non commentate, perché mi vengono solo parolacce, ma arriverà il sito nuovo e lo sta facendo sta cristiana, donna santissima, prendendo post per post, sistemando la SEO eccetera, e al 30° post ha detto io dico 70 parolacce a post, però, perché è roba pesantissima quello che leggo, si vede i video dei bambini picchiati, cioè al 20° post è pesante, quindi o resti a bordo perché hai una motivazione forte, o in qualche modo dici sai cosa, io comincio ad adottare a distanza, che così sono lontani, faccio del bene, la coscienza me la sfogo e siamo a posto. Con noi non funziona così, perché è veramente emotivamente compromettente quello che andiamo a fare. Quindi devi avere un tornaconto, perché se hai un tornaconto lo fai più volentieri e lo fai più spesso. E quindi ne godiamo entrambi. A me non dispiace se l'azienda che ci aiuta ha un tornaconto, anzi ne sono felice, anche perché non accettiamo aiuto da tutti, accettiamo aiuto dalle aziende che hanno valori in linea con noi. Un'azienda che fondasse i bambini non la scelgo, ok? Tra l'altro io ho ancora un altro principio, che è quello dell'universale, no? Io penso che quello che fai ti torna indietro, e quindi credo che sia utile anche dare una mano a chi ha bisogno. Poi se vogliamo parlare di aziende strutturate che fanno delle cose insieme, io guardo, ho trovato delle, ad esempio sono andato in fiera e paradossalmente, no, noi nella nostra brochure avevamo messo che siamo nei canili. Ora qui c'è la Michela, la Chiara, la Camilla, sono tutto il gruppo cani, guarda, tra l'altro, del nostro progetto, e all'azienda diceva: ma guarda, noi facciamo anche questo con i canili. Molte di loro hanno dato più attenzione a quello che alla parte tecnica fotografica, di quanto facciamo le foto belle, nonostante erano aziende, quindi poteva interessare se io facevo la foto bella per il catalogo, no? No, perché alcuni di loro cosa dicevano? Guarda, noi abbiamo fatto l'adozione dei cani anziani con Lega del Cane, ad esempio. Se tu prendevi nel 2015 un cane anziano, che poi è anziano 10 anni, se ti campa fino a 15-16, loro, fino a che il cane era vivo, gli davano loro il cibo gratis per tutta la vita. Allora, tra un'azienda così e una che non fa un cavolo, io se devo fare una partnership, con chi la faccio? Io, Alessio, no? Facciamo un progetto insieme, con chi lo faccio delle due? Capito? Quindi già quello... Ma banalmente, se te sul tavolo dove vai a comprarti la penna o le forbici, trovi due forbici, una lo stesso prezzo, le stesse forbici, ma una devolve una parte di ricavato. Quale compri? Ok? Quindi, però... Poi dietro c'è una vendita e l'altro non fa la vendita, quindi per l'amor di Dio, la vendita c'è. No, però... quindi la vendita c'è. E c'è il parte che tu possa scaricare dalle tasse ciò che tu devolvi, è proprio una metodologia. Purtroppo in Italia intanto è poco noto il marketing sociale vero, e quindi mi arrivano aziende che mi dicono: allora io ti do il 20% o X% di questo, ok? Per ognuno che tu, per ogni questo che vendi, ok? Mi raccomando, condividici con i tuoi soci. Questo non è marketing sociale, questo è sciacallaggio. Questo è cercare, l'azienda cerca tramite te di arrivare ai tuoi soci. Che nel momento in cui io sono piccolina, io ti posso condividere i miei piccolini, ma non andiamo da nessuna parte se tu non ci metti del tuo. Ovvio. Qual è il vero marketing sociale? Il vero marketing sociale è: io pago il 20% all'Ilaria della Via dei Colori e poi faccio della pubblicità che lo racconto, dove dico: ho dato il 20% all'Ilaria perché io credo in questo, in questo, in questo e in questo, e ragazzi, seguite l'Ilaria, perché l'Ilaria, non per l'Ilaria, per la Via dei Colori fa della roba fighissima, ok? E io dico no ai maltrattamenti, quindi nel mio, nella mia azienda dico e dichiaro ufficialmente che sono contro i maltrattamenti, che sembra una stupidaggine, sembra la palissiana, non è così. Bene, a quel punto la viralità del tuo prodotto, del tuo sponsor, ok, scusatemi, la tua pubblicità, chiaramente viene viralizzata. Perché? Perché io vado a condividere la tua bontà, il tuo video strappalacrime, se vuole. Io poi non sono d'accordo su queste cose, però vabbè, poi ne parliamo. Quindi io condivido la tua pubblicità a progresso perché è geniale, perché comunque oltre a fare del bene, oltre a essere figa, fa del bene, e quindi la condivido perché poi capisco che tu mi hai fatto conoscere qualcuno che mi serviva, mi hai fatto conoscere una cosa bella, una bella realtà, e io ti sono grata, e quindi sono più stimolata a comprare i tuoi prodotti, perché tu mi hai anche dimostrato attraverso la tua beneficenza i tuoi valori, di cui a volte non si parla se si fabbricano penne o forbici. Io posso sapere che cosa pensa il fabbricatore di questa? No, perché non lo so se lui ci tiene ai bambini, ci tiene agli anziani, o se li menerebbe 2 a 2 finché diventano dispari, ok? Cioè, o non lo posso. Nel momento in cui quello che crea le forbici dice: ragazzi, io creo le forbici, ma le forbici devono tagliare i giochi per bambini, perché i bambini devono essere protetti. Io credo in questo. Tutte le persone che hanno dei valori simili andranno a preferire lui rispetto a chi non ha detto niente o a chi ha detto che sponsorizza le armi a caccia, che ne so. Sono d'accordo, sono d'accordo. Quindi, la stessa cosa dei cani, no? Io ho visto su Clubhouse, spesso ho fatto delle room, e quando c'era qualcuno che aveva un cane nella foto, magari creava mobili, ok? Sì. Ma riceveva molti più follow e molta più attenzione rispetto a chi non aveva il proprio animale nella foto. Per cui questo perché? Perché ci si va anche a scegliere fra simili, ed è anche giusto così. Però se tu non parli dei tuoi valori e quindi del tuo essere sociale, essere sostenibile in senso lato, non solo perché uso la roba green, ok? Non è più greenwashing, non è più pinkwashing, è dimostrare i miei valori per cercare di avere anche un target più simile a me, che quindi apprezzerà ancora di più i miei prodotti, perché è un target dove io sono una persona e quello che compra è una persona. È un tema veramente affascinante. Tra l'altro è anche diciamo che tu poi facendo questo hai la sensibilità giusta anche per essendoci passata, no? Perché poi chi critica queste forme è magari uno che la beneficenza non la fa, la beneficenza non la usa, non compra il prodotto che magari fa beneficenza perché dice no, ma questa azienda guadagna vendendo e fa la beneficenza solo se vende, quindi non compro quel prodotto. No, bravo, compra quello di quello che non la fa, allora, no? Quindi chi critica poi è uno che è immobile e non è né quello che trae beneficio né quello che fa beneficio, è chi la fa non lo dice. E anche uno che magari lo vorrebbe fare, non sa come farlo e quindi critica gli altri, perché è più facile criticare che non fare qualcosa. No? Esiste un modo di fare, allora, fare beneficenza è sempre bene. Beneficenza vuol dire anche aiutare, non per forza dire ti do 100 lire o 200 lire. Sì, è fare, no? Sono qui nell'ufficio e quest'ufficio è pieno di oggetti, di persone, di aziende che hanno deciso in momenti magari di crisi che non potevano avere la possibilità di devolverci dei soldi e quindi ci hanno devoluto del materiale. Okay. Persone che hanno detto ok, avete bisogno delle divise per i laboratori, ve le facciamo noi, magari le divise che hanno un colore leggermente diverso, le maglie che hanno un colore leggermente diverso te le mando perché io non le posso vendere, ma tu puoi raccogliere delle donazioni con quelle maglie o darle a quei genitori che siamo vicino a Natale. E l'anno scorso mi hanno fatto passare un Natale non bellissimo con una frase detta un paio di giorni prima. Un genitore mi disse, quindi tu mi stai dicendo bambino stava male, e mi dice, ho chiamato l'ASL e mi hanno dato appuntamento fra 6 mesi, ma mio figlio sta male oggi. E io gli ho detto, guarda, abbiamo le convenzioni con gli psicologi, c'è uno sconto di qua e di là, perché chiaramente gli psicologi privati possono dare una scontistica, non possono farlo gratuitamente. E le metto, tu mi stai dicendo che io devo decidere se mettere il regalo sotto l'albero a mio figlio o pagargli lo psicologo? Fanno te il ragionamento. E io mi sono sentita male, ho cominciato a chiamare le aziende e ho detto, ma se gli mettiamo i regali sotto l'albero così lui paga lo psicologo? Bellissimo, bellissimo, è così. Siamo anche in periodo natalizio, anche molto in linea. No, dai, qui ci sarebbe da parlare ore di questo, però se qualcuno ha bisogno magari di consigli su come fare, anche noi siamo tutti piccini, noi si è fatto il gruppo Big con le microimprese, che è un gioco di parole, ma perché qui abbiamo dal negoziante all'attività, al professionista, al fotografo, il dentista, però abbiamo comunque tutte attività piccole, non c'è la mega azienda, non c'è la multinazionale, siamo noi. Ma lo sai che a volte il marketing sociale è gratuito, basta metterci il pensiero. Ma c'è, no, ma il pensiero, anche qualche azione, no? Perché tanto noi se siamo ma l'anno scorso una libreria di Genova che stava per chiudere, di Genova mi sembra, era fisso dentro il negozio a non fare niente perché non entrava nessuno, stavano per chiudere. Si è messo a fare telefonate agli anziani delle case di riposo, leggendogli i libri al telefono. Ha speso qualcosa? No, ne hanno parlato tutti i giornali. Quello è marketing sociale. E lui poi si è rimesso a lavorare. Perché, io non credo l'abbia fatto perché voleva che i giornali parlassero, non se lo sarebbe neanche immaginato. No, credo che lo abbia fatto perché a un certo punto ha detto il mio tempo è prezioso, usiamolo, tesaurizziamolo. Io uso tantissimo sto verbo e me lo criticano perché è arcaico, non mi interessa, mi piace tanto, facciamo tesoro di questa cosa, no? E io l'ho trovato geniale, gli è costato zero. Mettere il proprio Per esempio, mettere i link dell'associazione, del tuo valore sociale all'interno del tuo sito, quanto costa? Zero. Ma quella persona ha intanto link building, parliamo di nuovo di temi e di parole giuste, ha una tua referenza, no? Tu diventi un suo referral, quindi tu dici che ci credi, e quella persona, quando qualcuno gli dice ma io che ne so dove vanno a finire i soldi, avrà un imprenditore piccolo che però dice io ci credo, e quindi ci mette la faccia, e quella persona sarà più affidabile per gli altri. Sapessi quando sono andata dalla D'Urso quanti credevano di più in me, non ho capito perché. Oh però mio Dio, ecco. Non te lo saresti mai aspettato di avere l'affidabilità garantita dalla D'Urso? No, decisamente no. Però comunque, ecco, comunque io credo, hai detto una cosa giusta, ognuno di noi ha una risorsa scarsa che è il tempo. Se uno inizia a dire voglio dare valore al mio tempo, e invece di dare, siccome spesso lo sprechiamo, e il nostro tempo lo sprechiamo sia per fare cose per noi, per i nostri cari, per... cominciamo a dare valore al tempo, e nel tempo di valore ci mettiamo qualcosa. Ma anche alle idee, le idee, Ale, perché la gelateria che decide di fare il gelato a colori e di dare il nostro volantino non spende niente. Io di idee ho delle difficoltà a gestirle, ne ho troppe, ma non c'è per forza bisogno di metterci tanto tempo o tanti soldi. A volte basta solo cominciare a porsi nella condizione di dire voglio fare qualcosa, ho pochi strumenti, cosa posso fare? Io non prendo lo stipendio dall'associazione da gennaio, ma non ho smesso di fare il mio lavoro. Certo. Ci si inventano quando si vogliono fare le cose, e sto bussando a chiunque. Basterebbe che io ho un amico famoso, ti faccio fare un video, io ho, che ne so, qualsiasi roba. Ti faccio una domanda, ma voi siete tra le associazioni a cui si può devolvere il 5 per 1000? Sì. Questo potrebbe essere già un'operazione, no? Peraltro è gratis, cioè al 5 per 1000 non ti costa niente. Lo so, magari tanti non lo sanno, o va allo Stato oppure lo sposti. Le aziende alla fine dell'anno, se devolvono soldi, li tolgono dalle tasse, e anche questo non lo sanno. Quello è delle aziende che lo fanno di fatto. Ma il 5 per 1000 nello specifico non le devi neanche togliere, perché li stai pagando allo Stato, devi solo decidere di devi solo mettere il codice fiscale corretto. Esatto. Allora lo mettiamo dopo. Sì. Ce ne sono davvero tante di cose, basta veramente avere il pensiero di voler fare qualcosa, e non per forza la via dei colori. Ognuno di noi in qualche modo ha avuto un periodo sensibile, un tallone d'Achille nella vita, e ha avuto bisogno di qualcuno, e di solito chi corre in aiuto quando hai bisogno sono le associazioni, le associazioni che sono anche le prime poi ad avere difficoltà, tolte le big che ovviamente lasciamo perdere, però quelle piccoline a volte hanno veramente seria difficoltà, ma fanno un lavoro infinito, infinito. E anche solo raccontarlo, decidere di ospitare sui propri social un'intervista come quella che hai fatto te, è marketing sociale, e aiuta, perché tutte le persone che oggi mi hanno visto da domani sapranno che esistiamo, sanno chi sei. Questo è l'obiettivo. Grazie Ila. Grazie a te, grazie dell'ospitalità, grazie dei commenti che ho visto tutti. La via dei colori Onlus, la via dei colori Onlus, giusto lo slogan. Per ora poi diventerà uno shuttle, ve lo prometto. Va bene, non è importante il sito, è importante il messaggio. Mi trovate dappertutto, vedete dappertutto. Ho visto dei commenti particolari, se mi volete scrivere in privato io ci sono. Se passo da Empoli ti vengo a trovare. Bravo, una cena, un sushi. Ah, quello guarda, sai, noi è già 3 giorni che non lo mangio, quindi non si può fare. Ciao a tutti ragazzi, grazie. Ciao ciao ciao.